avere un'immagine, che ne so, a 72 dpi o avere un'immagine a 300 dpi, l'immagine da 300 dpi è molto ma molto più pesante. Quindi sicuramente è conveniente stare attenti a utilizzare la risoluzione giusta a seconda del tipo di utilizzo che voglio fare, anche proprio per questo motivo, per non avere inutilmente delle immagini che pesano troppo. Quindi, stavo dicendo appunto 72 dpi la risoluzione ideale per tutto ciò che viene visto a schermo. Se invece vogliamo stampare, questo ricordatevelo bene, le immagini raster devono essere a 300 dpi. Quindi quasi tre volte il passo di più. Su ogni pollice quadrato dell'immagine ci devono stare 300 quadratini. È la risoluzione ideale per la stampa, perché comunque le stampanti, se ce l'ho più bassa l'immagine verrà un pochino brutta, non ben definita, se ce l'ho più alta è inutile, perché intanto le stampanti non stampano più di 300 dpi, quindi è inutile avere un'immagine particolarmente grande, ma intanto le stampanti non la possono stampare. Oh, ecco, mi hanno messo lo schermo in copia, perfetto. Stavamo guardando GIMP. Allora, si era detto, c'ho il pannello sulla sinistra, c'ho una finestra centrale per l'immagine e poi c'ho una serie di pannelli. C'è una serie di pannelli, di finestre che mi stanno sulla destra. Scusate perché non lo trovo, non vedo dove mi mette. Perfetto, ce lo riò, grazie. Allora,
Vediamo un po' se riesco anche a accorciarli, già che ci sono, li ho finito nell'altro. Perché in realtà per organizzare lo spazio, nessun punto ciò, vedete, ciò la possibilità di organizzare su più schermate tutte le mie finestre, in modo che se uno vuole passare dal programma all'altro, semplicemente clicca sull'altro desktop. Ok, allora dunque, ora c'è tutto, quindi si diceva il pannello degli strumenti sulla sinistra, uno spazio principale, centrale, dove compaiono le mie immagini, e dei pannelli sulla destra, con varie ulteriori opzioni, cioè io ho la possibilità di mettere tutti questi tipi di pannelli, che alcuni sono indispensabili, altri posso mettere a seconda, diciamo, di ciò di cui ho bisogno. E questi pannelli hanno la particolarità che hanno alcune opzioni che non si trovano da nessun'altra parte, perché io in realtà le opzioni le posso trovare in più posti, cioè voi sapete su Photoshop o su Illustrator eccetera che ci avete sulla sinistra la barra degli strumenti, poi tutte le volte che cliccate su uno strumento su Illustrator o Photoshop vi vengono delle opzioni sulla barra in alto, vi vengono su in orizzontale. Ecco, la stessa cosa qui viene esattamente sotto allo strumento, cioè ho la barra degli strumenti, tutte le volte che cambio strumento qua giù in fondo mi vengono le opzioni relative allo strumento. Poi ho un menu su in cima, molto esteso peraltro, dove ci sono ulteriori opzioni. Alcune sono le voci di menu, quelle classiche, file, modifica, finestre, comunque sì, ci sono tutte le finestre che posso spengere e aprire. Poi c'è una serie di menu che sono invece relativi appunto proprio agli strumenti o a comunque tutte delle opzioni di fotoritocco o opzioni proprie per gli strumenti del programma che posso appunto andare a scegliere, e lo posso fare qua su da giù. Infine ci sono questi pannelli che vi dicevo prima, hanno delle opzioni e delle funzioni che non si ritrovano da nessun'altra parte, quindi sono parecchio utili, e ce ne sono alcuni che sono proprio indispensabili, come ad esempio questo dei livelli che poi vedremo. Oh, quindi detto questo, anzi voglio richiudere per farvi vedere come si crea un nuovo file. Io quando apro GIMP non ho niente, è vuoto ovviamente, quindi posso andare a fare due cose, quindi o ci carico una foto per fare un ritocco o una qualsiasi cosa per lavorarci, oppure devo andare ad aprire un nuovo file, a creare un nuovo file. Quindi come in tutti i programmi vado sul file nuovo. Ecco, mi viene questa finestrina, creare un nuovo file in un programma per immagini raster significa fare un ragionamento a priori. Il ragionamento a priori è come devo andare a stampare questo lavoro, perché come vi dicevo prima, a seconda che io lo voglia stampare in un modo, non stampare per niente, oppure che so, utilizzare per un sito web o utilizzare una pubblicazione eccetera eccetera, io devo andare a impostare delle funzioni diverse, cioè devo andargli a impostare delle proprietà diverse. In genere conviene sempre espandere questa parte sotto, delle funzioni avanzate. Perché? Perché nella parte sopra io scelgo quanto deve essere grande la mia immagine. Ora qui di default me la dai in pixel, anche qui in pixel si ragiona quando voglio andare a creare della grafica per il web, mentre vado a ragionare in millimetri o centimetri quando vado a creare della grafica che deve essere stampata, perché quando creo la grafica per il web so che ci sono delle determinate misure espresse in pixel, quando ovviamente vado a stampare su carta io mi regolo meglio esprimendomi in centimetri. Quindi imposto la dimensione.
precisione che deve avere il mio lavoro finale. Poi, nella parte bassa invece, gli vado a impostare quello che si diceva prima, la risoluzione. La risoluzione sarà detto si esprime in pixel per inch per pollice, quindi chiama punti per pollice, la stessa identica cosa, in sta per inch. Quindi, se io devo andare a creare un lavoro per la stampa, qui ci devo scrivere, abbiamo detto, 300. E quindi avrò un lavoro stampabile a questa dimensione qui, 22 cm, non mettiamo per semplificare 20x20. Sì, mi toglie sempre qualche millimetro. Allora, dunque, quindi ho impostato la grandezza, ho impostato la risoluzione. Un'altra cosa importante è lo spazio colore. Ora questa forse è la cosa che è gestita un pochino peggio in GIMP, però comunque ci sono dei plugin che aggirano questo problema. Cioè il problema è questo, non so se ve l'hanno detto a scuola, però il colore di una fotografia può essere rappresentato in più modi diversi. Cioè sicuramente, allora se c'è un'immagine a scala di grigio, già immaginate che significa che è un'immagine in bianco e nero, cioè la mia immagine non ha nessuna informazione sul colore, proprio a prescindere. Quando invece si tratta di immagini a colori, ce ne sono di due tipi. I due tipi sono le immagini RGB o le immagini CMYK. La differenza sta in questo. Allora, nelle immagini RGB sono immagini a colori in cui colore è trovato dalla sovrapposizione di tre colori. Il rosso, R sta per red, il G sta per green, quindi verde, e il B che sta per blu. Quindi se io ho una foto RGB, la posso anche andare ad aprire. Apro una frase. Ok, io ho una foto di questo aeroplano, è una foto RGB, lo vedo da qua su. Questa mia immagine è quello che io vedo, diciamo, come prodotto finale, è un'immagine normale, mi viene trovata dalla sovrapposizione di tre cosiddetti in gergo informatico canali, cioè la stessa immagine, prima tutta in scala di blu, poi tutta in scala di verde e poi tutta in scala di rosso. La sovrapposizione di queste tre immagini, come se fossero proprio dei lucidi, mi dà l'immagine finale. Quindi ci sono questi tre colori che sovrapposti mi danno il colore normale. L'immagine RGB, l'immagine invece CMYK, dove C sta per ciano, R per magenta, Y sta per yellow, giallo, e K sta per nero, sono delle immagini che funzionano con la stessa logica, solamente io il colore finale lo trovo andando a sovrapporre i canali appunto del ciano, del magenta, del giallo e del nero. Qual è la differenza? La differenza sta che l'RGB viene utilizzato per la stampa fotografica, mentre invece il CMYK viene utilizzato per la stampa tipografica. Quindi sicuramente per chi usa GIMP in maniera professionale deve andarsi a ricercare il plugin che gli consente di poter avere delle immagini CMYK. Se no, insomma, qui non è un problema lavorarci in una fotografia, però diciamo che per quello che vogliamo fare noi va benissimo una foto RGB. Quindi, io mi vado a creare, avevamo detto, il mio nuovo file con tutte le opzioni che mi servono, cioè gli do la grandezza, gli do la risoluzione e gli do... Sarà detto, ecco, me l'avrò balzerato tutto, giustamente, perché non avevo... Vabbè, facciamo così. Ok.
Allora, dunque, io nella prima parte dell'intervento avevo detto che volevo andare a farvi vedere qualcosa per quanto riguarda la pittura digitale, diciamo l'illustrazione digitale. Quindi, gli utilizzi ovviamente possono essere molteplici, come vi ho già detto. Uno di questi appunto è poter utilizzare il computer per disegnare. Avete mai visto questa? È la tavoletta grafica, è lo strumento principale. Ora qui non mi sto a installare, eccetera, eccetera, perché ci vuole un po' di tempo. Comunque questa è la tavoletta grafica, che è uno strumento che mi permette appunto di disegnare al computer. Perché se io attacco questa, installo nel mio computer e poi l'attacco, c'è una presa USB, io riesco a disegnare la penna sulla tavoletta e ciò che io, i movimenti che faccio con la penna, mi vengono riprodotti sullo schermo. Non solo, c'è anche una particolarità che se io vado a disegnare con il mouse, a parte che mi è impossibile perché non so se ci avete mai provato, ma io ovviamente non è che con il mouse riesco a avere un controllo tale da creare qualcosa che ha un senso come segno grafico. Invece con la tavoletta non solo riesco a avere il disegno fluido, ma posso anche regolare la pressione. Cioè, voi quando avete una matita o un pennarello, lo sapete che più pigiate, più il segno viene marcato. Meno pigiate, più il segno viene elevato. Stessa cosa con la tavoletta grafica, cioè tutti i programmi, come ad esempio GIMP, hanno appunto questa opzione, cioè il pennello, il programma rileva la pressione che voi esercitate sulla tavoletta con la penna. Quindi più pigio, più il mio segno verrà marcato, meno pigio, più il mio segno verrà delicato e quindi si può riuscire a disegnare proprio come se fosse su foglio. Ora ovviamente all'inizio è un po' proprio un problema prenderci la mano, però una volta che ci avete preso la mano è la stessa cosa. C'è qualcuno che di voi che disegna? Voi due. Ah, no, tanti, meno male. Allora, quindi chi di voi disegna e da grande magari vuole farlo di lavoro, vuole disegnare, sicuramente dovrete andare a utilizzare il computer. Perché appunto chi lo fa di lavoro è impensabile, non si disegna più a mano nel mondo delle pittorie, eccetera. Quindi sicuramente vi dovrete comprare tavolette grafiche e imparare a disegnare a computer. Quello che si riesce a fare è tutto. Di tutto proprio, veramente. Vi faccio vedere un po' di esempi, vi ho portato in una cartellina alcuni lavori. Allora, pittura. Vediamo se mi sono. Poi qualcosa che vi dico anche come ho fatto a farli. Questo era un misto, sì, principalmente fotografie. Però mi dispiace che lo volete tipo allungato perché oggi proprio gli schermi non siamo molto in sintonia. Però in realtà era un pochino più, cioè non è così ciccio, è più schiacciato. Mi piace. Questo ho fatto velocissimamente, perché poi il bello del computer comunque è che si riesce a lavorare abbastanza in fretta. Perché tutti i strumenti sono più lunghi, scusate. Sì, sono lunghissimi. Anche se sono abbastanza appassionata di paesaggio, quindi ne fa diversi. Questo è, come si chiama, un Monte Lauro, perché questo è un lavoro che avevo fatto con le foto della Maremma. Questo anche su foto di Santa Fiore, le castagne, misto foto e pittura, alcuni, poi dopo vi faccio vedere anche come si fa. Questo è Grosseto, con una visione un po' futuristica. Questo l'avevo fatto vedere all'Industria l'anno scorso. Avevo fatto vedere proprio tutte le fasi di creazione. Questo è un altro Mino,
illustrazioni nuove fatto ultimamente. Oh, allora. Ora, al di là di questa carrellata veloce per farvi vedere che si può fare abbastanza tutto con il computer, vi faccio vedere come si può arrivare a appunto fare questi lavori, principalmente gli strumenti, magari facendovi anche vedere un esercizio molto veloce, perché se c'è una cosa molto veloce che si fa bene al computer, perché è molto facile fare delle linee nette, sono i paesaggi di città, insomma con i palazzi, proprio perché al computer è abbastanza facile fare delle linee dritte e fare delle prospettive dritte. Vi faccio vedere una cosa semplicissima, che ieri l'ho fatta apposta per oggi, molto velocemente, che è questa, uno scorcio, una città ipoteticamente un po', non so se vedete il proiettore, perché qua tutte le volte che ho delle cose molto scure o molto chiare il proiettore me le brucia subito, però comunque uno scorcio di una città un po' futuristica con un uomo che porta il cane a passeggio. Allora vi faccio vedere per bene come sono arrivata a fare questo. Allora, dunque, prima di tutto, cosa fondamentalissima, che è vero che il computer ci facilita abbastanza il lavoro della realizzazione, però in ogni caso se volete andare a disegnare con il computer sicuramente dovete imparare bene tutte le basi del disegno. Perché innanzitutto bisogna sapere, averci la mano, saper disegnare le anatomie, come se poi lo facesse su foglio. Bisogna sapere se si vuole andare a fare un qualcosa che dove ci sono degli edifici, bisogna sapere benissimo la prospettiva. Chi disegna di voi lo saprà, che la prospettiva è un sistema di linee che mi permette di riuscire a rendere la lontananza in un lavoro che poi non è tridimensionale ma 2D, però grazie alla prospettiva comunque lo faccio sembrare tridimensionale. Quindi va saputa benissimo. Poi, cos'è che fa la differenza comunque di un lavoro? Sicuramente la composizione, cioè dove vado io a mettere i miei elementi, e cosa fondamentalissima, studiarsi la luce. Perché se voi guardate questo lavoro è veramente una stupidata, perché ci sono dei cubi, vabbè, sopra ci ho messo vari disegni insomma per creare un po' di trama, però la cosa che rende un lavoro come questo, sebbene semplicissimo e interessante, è il fatto che c'è un gioco di luce che mi dà un certo effetto, cioè io vedo che man mano che mi allontano è sempre più chiaro, c'è una sorta diciamo di cornice formata da delle ombre in primo piano che mi fa concentrare diciamo lo sguardo verso il punto dove c'è più luce, e poi sicuramente c'è la silhouette dell'uomo che porta il cane al guinzaglio proprio davanti alla luce con queste ombre prospettiche. Quindi questo disegno, sebbene fatto velocemente, comunque funziona proprio grazie alla luce principalmente. Oh, quindi è una cosa che va studiata, cioè come mettere la luce è una cosa che va studiata. Ora poi qui è abbastanza semplice, però immaginate se avete, che so, delle persone o comunque degli elementi un pochino più complicati, la cosa si complica, però veramente è quello, la composizione e la luce sono quello che fa la differenza. Allora, innanzitutto le dimensioni. Io in genere utilizzo, soprattutto per i paesaggi, le dimensioni tipiche che vengono utilizzate anche nella cinematografia per gli schermi, che sono principalmente 16 noni o i 21 noni. Questo è 21 noni. Quindi sicuramente quando vado a iniziare il mio lavoro già nel posto con le dimensioni che mi interessano. Oh, poi. Allora, vado ad aprire il file di lavorazione.
risultati, organizzo le finestre, le oggi. Ok. Allora, dunque, io in realtà, quando mi sono andata a impostare le direzioni di questo lavoro, sì, io avevo in mente, me lo volevo fare a 16 nomi, però in realtà avevo anche in mente un'altra cosa, avevo in mente di volerlo inclinare. Scusate, lo vado a ricercare. Avevo anche in mente di volerlo inclinare, perché voi dite che è inclinato. Io ovviamente non è che mi vada a fare il lavoro inclinato, io sono scema, prima il lavoro lo faccio dritto e poi alla fine lo giro. Per fare questo, ovviamente io il mio lavoro lo devo impostare leggermente più grande delle dimensioni che voglio poi finali, perché poi lo devo ruotare, quindi lo devo fare leggermente più grande in modo che poi ho margine per ruotarlo. Quindi io in realtà il mio lavoro, scusate che l'ho perso, come al solito. Allora. Il mio lavoro l'ho impostato leggermente più grande di 21 noni e poi ci ho messo una cornice che mi faceva capire, vedete c'è intorno una cornice rossa in semitrasparenza che mi delimita appunto 16 noni in modo che capivo, sì scusate 21 noni in modo che capivo dove stava il mio lavoro effettivamente. Allora andiamo a vedere come si fa un processo di lavoro del genere, perché la prima cosa importantissima da utilizzare è l'utilizzo dei cosiddetti livelli. Allora, riprendo il mio file di prova. Dunque, io ho questo file, ci ho fatto uno scarabocchio sopra, e c'ho accanto sulla destra questo pannello dei livelli. Cioè in pratica in tutti i programmi di grafica c'è la possibilità di costruirsi il lavoro su più strati, cioè io non devo necessariamente avere un foglio e fare tutto su quel foglio lì, ma io ci posso avere diciamo una serie di lucidi dove su ogni lucido c'ho un disegno differente e la totalità di tutti questi lucidi messi insieme mi danno il mio disegno finale. Questi sono degli strati, livelli. Se io prendo questo pannello di livelli e aggiungo un nuovo livello, vedo qui sulla destra che ho due strati, ho lo strato dello sfondo e in miniatura mi fa vedere anche che c'è uno scarabocchio. E sopra ho un livello completamente vuoto. Il fatto che sia vuoto me ne rendo conto perché c'è una quadrettatura grigia. Nei programmi di grafica in genere la quadrettatura grigia significa trasparente, trasparenza, quindi è trasparente questo livello. Se io prendo il mio pennello e scusate. Che l'ho fatto scarabocchio? Oh, che l'ho fatta, scusate. Allora, se io faccio uno scarabocchio sul mio foglio e poi aggiungo ancora un altro livello e faccio un altro scarabocchio sul mio foglio a caso, io sul mio schermo vedo una totalità di scarabocchi. In realtà però quello che io vedo è diviso su più strati. Uno sfondo che è bianco con uno scarabocchio nero, un livello rosso e un livello blu. Ce l'ho divisi su strati differenti. Questo che cosa significa? Che allora innanzitutto posso andare a modificare la successione di questi livelli, cioè nel senso se io ora ho questa macchia rosa che mi copre
lo scarabocchio blu, se io modifico l'ordine delle idee, cioè la metto sotto lo scarabocchio blu ritorna davanti. E quindi questa cosa è comodissima perché quando io vado a fare il mio lavoro che vi facevo vedere prima, ci sono degli elementi che mi stanno al primo piano e degli elementi che mi stanno sullo sfondo. Io ovviamente questa cosa la utilizzo intelligentemente perché i palazzi che mi stanno in primo piano, io li vado a mettere su livelli, su strati superiori rispetto ad esempio a quelli che mi stanno in piano medio. Quelli che mi stanno di sfondo, questi qua giù, li vado a mettere su un livello che mi sta ancora sotto. Quindi creo una sovrapposizione di strati che poi mi corrisponde veramente a, come diciamo nella realtà, vedrei la mia scena, con degli elementi che stanno più vicini e degli elementi che stanno più lontani. Quindi questa cosa è una cosa veramente utile, anche perché poi io posso andare a mettere dei colori diversi per strati diversi. Ora poi ve lo faccio vedere, però ci posso giocare molto con questo discorso degli strati che stanno uno sopra l'altro. Quindi prima cosa importante. Seconda cosa importante è quella che io posso andare a cancellare o modificare i livelli in maniera separata. Cioè, se io avessi tutto questo disegno in un foglio solo, se io vado con la gomma a cancellare il blu, ovviamente mi cancella anche quello che c'è intorno, mi va a cancellare anche il rosa. Se io invece ho questi livelli separati, il computer mi agisce solo e solamente sul livello attivo, e per livello attivo intendo il livello su cui sono cliccata. Se io sono cliccata sul livello col blu, se prendo la gomma, comincio a cancellare, mi cancella ovviamente solamente il blu. Tutto ciò che c'è intorno non me lo cancella. E quindi anche questa cosa qui è utilissima, perché io mi organizzo il lavoro in modo da poter modificare separatamente gli oggetti. Ora io ho parlato della gomma, di cancellare, però potrebbe essere una qualsiasi altra trasformazione, tipo, che ne so, la scala che mi permette di ingrandire un livello, tutto ciò che ho sul livello. Io ora ho ingrandito la macchia rosa, però non mi ha ingrandito anche lo scarabocchio blu. Quindi posso andare ad agire separatamente a seconda del livello che sto utilizzando. E quindi anche questo è utilissimo. Altra cosa molto utile di un programma del genere è la possibilità di tornare indietro quando sbaglio. Do la cronologia, eccolo qui. Allora, la cosiddetta cronologia, in altri programmi viene chiamata la storia, sta in un pannello, cioè voi in qualsiasi programma, proprio qualsiasi programma, sapete che c'è la funzione di annulla e ripristina. C'è anche qui, l'annulla si fa con il CTRL più lo zero. C'è una cosa in più però, la cronologia, cioè voi riuscite, grazie a questo pannello, a leggere, a tornare indietro dei passi che vi pare a voi. Ad esempio, qui c'ho scritto gomma, vuol dire che avevo utilizzato la gomma, posso tornare indietro, eccetera, eccetera. Quindi, volendo, se sbaglio nel mio lavoro, io grazie a questo pannello posso tornare indietro di tot passi e rimediare i miei errori. Quindi queste sono tutte cose che sicuramente aiutano tantissimo quando io vado a disegnare, cose che se lo facessi su carta non lo potrei fare, per questo si risparmia tantissimo tempo. Allora, dunque, si diceva l'organizzazione del lavoro su più livelli. Torno a prendere il mio, eccolo qua. Quindi, ogni livello ha un occhietto
accanto, che è la visibilità, cioè il livello qua volendo annullarne la visibilità. Guardate quanti livelli ci avevo di lavorazione. Allora, dunque, questo è il mio lavoro vuoto. Lavoro completamente vuoto, quindi cosa faccio quando comincio ad impostare il mio lavoro? Allora, prima l'abbiamo detto, avevo deciso le dimensioni. Avevo detto che siccome sapevo che avrei voluto inclinare il mio lavoro, mi ero messa un livello con una cornice, che mi va a delimitare i 21 noni del mio lavoro, tanto per rendermi conto, perché poi avevo detto che alla fine volevo inclinare tutto quanto per rendere il lavoro più interessante. Vabbè, questa ora è una cosa, una strategia che utilizzo io, mi faccio il riquadro. Poi che cosa succede? Siccome ovviamente questo riquadro me lo metto in cima alla pila dei livelli, mi va a coprire ciò che c'è sotto. Siccome ho bisogno di vedere comunque quella porzione dell'immagine che mi si va a mettere sotto al riquadro, io a questo livello gli diminuisco l'opacità. Che cosa significa? Allora, un livello opaco al 100% cioè un livello che è completamente visibile. Sulla palette dei livelli, sul pannello dei livelli, per ogni livello c'è questa barra, la barra dell'opacità. Più diminuisco l'opacità, più questo livello mi si rende semitrasparente e riesco a vedere ciò che c'ho sotto. Io qui volevo appunto il livello semitrasparente per riuscire a vedere cosa andavo a disegnare sotto il quadro. Questo è facile, no? Se io ho la mia macchia, man mano che diminuisco l'opacità, se riesco a prendere, vedete, man mano che diminuisco l'opacità, vado a rendere o completamente trasparente o semitrasparente il mio livello. E anche questo può essere utile per mille ragioni differenti, quindi ogni livello ha un'opacità. Quindi mi sono fatta questo livello semitrasparente. Poi, cosa fondamentalissima di quando vado a fare un disegno, mi vado a decidere dove sta la linea dell'orizzonte, perché in base a quella io dovrò posizionare tutto il resto degli elementi. La linea dell'orizzonte è dove a occhio noi percepiamo che diciamo, ciò che vediamo come terra combacia con ciò che vediamo come cielo. Mi vado a mettere la linea dell'orizzonte. Allora, per una buona regola di composizione, la linea dell'orizzonte non deve mai essere spaccare il disegno a metà. Quindi me la metto o un pochino più bassa o un pochino più alta di dove è l'esatta metà del mio disegno. E poi mi vado a scegliere il tipo di composizione che voglio. Cioè io qui volevo fare un paesaggio urbano e mi sono andata a scegliere il tipo di paesaggio urbano che volevo, cioè proprio a livello di prospettiva, di composizione, cioè come voglio che si vedano i miei palazzi rispetto alla scena. Tutte le volte che io vado a fare un lavoro del genere, devo appunto, per esempio, io volevo una strada che si perde nell'orizzonte. In questo caso, tutte le volte che ci sono delle strade, c'è un tipo di prospettiva che si chiama prospettiva a un punto, perché ho un punto di fuga, si chiama così, dove io percepisco che tutti gli elementi convergono verso quel determinato punto. La prospettiva a un punto è proprio tipica, tipicissima di è tipica di tutte le immagini dove c'è appunto delle strade che si perdono. Ci sono anche altri tipi
caldamente. C'è una prospettiva a due punti, vediamo se vi trovo un esempio, ce lo dovrei avere. Allora, vediamo. Allora, prospettiva a due punti c'è qui, e anche qui, sì. Ecco, qui non c'è la prospettiva di prima, ma ci sono, vedete, entrambi i lati di questo edificio, si vede bene, vanno uno, il lato di destra va verso un punto, converge verso un punto di fuga che sta sulla destra, e il lato di sinistra converge verso un punto di fuga che sta sulla sinistra, quindi questo è un esempio di prospettiva a due punti. Io, a seconda di quello che voglio fare, mi imposto la prospettiva appunto che più mi serve in quel caso specifico. Ok, quindi ho impostato un punto di fuga, dopodiché da quel punto di fuga mi partono una serie di linee e poi tutte le mie linee del mio lavoro andranno a seguire. È questo qui, è questo tipo di esempio di prospettiva a un punto. C'è il punto di fuga e da questo punto di fuga mi partono tutte le linee che poi i miei edifici dovranno andare a seguire. La cosa molto carina, non so se qualcuno di voi ha mai fatto disegni prospettici su carta, però se voi ovviamente utilizzate un foglio, succede che queste linee ve le dovete fare sul foglio e quindi vi creano un po' di confusione, perché soprattutto se devo fare una cosa un po' complicata mi ritrovo tantissime linee che mi coprono tutto il foglio e poi le devo magari smorzare con la gomma pane, insomma è abbastanza faticoso. Qui è molto più semplice, perché sono su un livello separato e mi posso andare a accendere o spengere. Io in genere durante la costruzione me lo tengo in cima alla pila e me lo diminuisco un pochino di opacità, anche questo, in modo da renderlo semitrasparente. Non so se lo vedete, che si smorza. Oh, vi dicevo prima, dimmi. Come dicevo prima, infatti, è facilissimo fare delle linee dritte, perché torno nel mio disegno di prova, creo un nuovo livello, ci sono dei tasti che mi permettono di... Scusate, però devo... bisogna usare l'altra mano. Le linee dritte si fanno con il tasto dello shift. Il tasto dello shift, lo sapete che un po' in tutti i programmi mi suggerisce regolarità. Ora questa è una cosa che voi dovete provare, però se voi cliccate con il mouse in un punto, poi trascinate il mouse tenendo premuto il tasto dello shift, viene una linea dritta. Ma non solo, perché a volte ho bisogno di fare delle linee dritte che sono perfettamente orizzontali o perfettamente verticali, come ad esempio nel mio caso ora che stavo facendo i palazzi. Quindi per fare delle linee perfettamente orizzontali o perfettamente verticali le posso vincolare con il tasto control. Quindi io non solo tengo premuto il tasto Shift, ma tengo premuto anche il tasto Control che mi fa fare la linea perfettamente orizzontale o verticale. Ok. Quindi se io voglio fare la linea prospettica, come vi facevo vedere prima appunto, se voglio fare la griglia prospettica, io mi vado a fare, mi punto il mouse sempre quando c'è il punto di fuga e mi faccio tante linee dritte.
iniziativa a due punti dovrei avere, aspettate, allora no vabbè, non ce l'ho, però in altri casi io posso, volendo, se ho una prospettiva a due punti, volendo posso andare ad utilizzare degli strumenti per la trasformazione per poter declinare le linee automaticamente dal computer senza doverle disegnare. Comunque, allora, dunque, poi ho fatto la griglia prospettica. C'è anche da dire un'altra cosa, c'è da dire bene, molto importante, abbiamo detto quando si imposta un disegno è la composizione. Per composizione intendo dove vado a piazzare i miei elementi. Cioè io non a caso ho piazzato, non so se lo vedete, però questo mimo con il cane spacca un terzo del mio lavoro. Perché una delle regole più semplici per la composizione, non so se qualcuno di voi è fotografo, insomma, si diverte a fare foto, però sicuramente saprete che quando io vado a fare una fotografia il mio soggetto principale lo devo mettere, mi devo immaginare il mio disegno, diciamo, spaccato da, in tre porzioni uguali, sia per lunghezza che per altezza, e io il mio soggetto principale deve essere sull'incrocio di queste linee che me lo spaccano in tre. Infatti questo mino è esattamente a un terzo del mio lavoro, sia in senso orizzontale che in terzo in senso verticale. Questa è proprio una buona regola di composizione. Quindi ho anche pensato questo. E quindi, di conseguenza, ho anche pensato che la mia stradina dovesse essere a un terzo del mio disegno. Ok, quindi mi sono fatta le linee prospettiche. Poi piazzare la mia strada, magari ve la faccio vedere. Dunque, questa strada l'ho fatta con la tavoletta grafica, quindi ora non ve la posso rifare perché non ho la tavoletta grafica, però come vi dicevo prima, appunto, utilizzando la tavoletta grafica io posso modificare la pressione che faccio con la penna sulla mia tavoletta in modo da avere il tratto più o meno opaco, meno sfumato. Infatti se io vado a vedere, se io vado a vedere questa strada, vedete che non è un colore piatto, un colore grigio piatto, ma ci sono sopra delle sfumature. Per quale motivo principale? Anche perché io già sapevo che avrei voluto una luce circa qua, e quindi ho già cominciato a impostarmi il lavoro mettendo il primo piano, cioè la porzione della strada che mi sta più in primo piano, mettendola più scura, e poi man mano che mi allontano sempre più chiaro, perché questo mi dà proprio anche il senso della lontananza. Mettere ciò che sta in primo piano più scuro e ciò che sta più lontano più chiaro mi dà il senso della lontananza. Oh, quindi ora apro una piccola parentesi sui pennelli, che è questa qua. Dunque, già vi ho detto appunto che con la tavoletta grafica i pennelli li posso utilizzare in maniera particolare, perché li posso utilizzare sfumati, più o meno marcati, eccetera. I pennelli in realtà sono molto molto vasto di tutti i programmi di grafica, perché non c'è semplicemente la possibilità di usare il pennellino tondo classico, ma in realtà ci sono, scusate, eccolo qua, in realtà ci sono un sacco di punti pennello differenti che le trovate tutte su un pannello particolare, che è il pannello dei pennelli, e me le posso andare a scegliere. Non solo, le posso scaricare da internet, perché si trovano un sacco di pennelli per Inkb, poi Inkb può caricare anche pennelli per Photoshop, quindi se ne trovano
opzioni che si trovano appunto nell'area, abbiamo detto, dove ci sono tutte le opzioni degli strumenti. Quindi io, una volta selezionato il pennello, posso andare qua giù nella zona delle opzioni e andare a scegliere varie, ad esempio l'opacità. Posso fare il pennello più o meno trasparente. Il pennello più o meno grande e molte altre opzioni. Quindi io i pennelli posso andare a modificarli come mi pare per poi andarci a disegnare. Quindi, grazie a questi pennelli che mi permettono anche una resa un po' pittorica, io vado a stendere. Quindi ora nascosto. Aggiungo lo schermo, lo voglio. Allora, io vado a stendere i miei elementi principali del mio lavoro, quindi la strada, i palazzi. Allora, i palazzi li devo fare sempre seguendo le linee prospettiche. Quindi, come faccio a fare un palazzo? Semplicissimo, prendo dei pennelli, qui avevo utilizzato dei pannelli particolari, sempre una tavoletta grafica, li faccio delle strisciate utilizzando il sistema che vi ho fatto vedere prima, quello delle linee dritte. Quindi mi faccio delle strisciate verticali e poi le vado a ritagliare, le vado a cancellare a seconda della mia linea prospettica. Quindi quello che prima era semplicemente una strisciata verticale mi va a diventare una facciata del mio palazzo, proprio grazie al fatto che mi vado a ritagliare questa strisciata. La stessa cosa la faccio ora, mi l'avevo fatto un pochino, diciamo, molto abbastanza pittorico, non è che l'avevo fatto perfettamente geometrico, però se io nel mio palazzo ho una facciata frontale, poi devo fare anche la facciata che mi sta accanto, quindi ho fatto, diciamo, anche la facciata B del mio palazzo, che in questo caso le linee di taglio sono orizzontali e non prospettiche, proprio per le regole di prospettiva, non vi sto a spiegare. Oh. E così sono andata a mettere anche tutti gli altri palazzi. Se lo vedete, i palazzi che mi stanno più lontani mi stanno dietro ai palazzi che mi stanno più vicini. Questi palazzi di primo piano, eccoci qua. Poi usato, ecco, i palazzi. Ecco, vi spiego anche una prospettiva. Come vedete, con questo sistema di fare delle strisce di fare delle strisce col pennello e poi tagliarle a seconda delle linee prospettiche, io ho fatto una strada con dei palazzi che bene o male mi danno il senso della lontananza. Come vi ho detto prima della strada, ovviamente ciò che mi sta in primo piano è più scuro e man mano che mi allontano è sempre più chiaro, fino proprio a diventare bianco, perché gli ultimi palazzi sono confusi col bianco. Dunque, per fare veloce, io ho mischiato, ho utilizzato alcune foto, cioè io ho utilizzato delle foto messe con dei sistemi in semitrasparenza sopra queste forme dei palazzi che ho fatto per creare un po' di dettagli, per creare una trama. Allora, vi faccio vedere le foto che ho utilizzato.
queste sono foto, questa qui c'è messa, e figuriamoci, proprio non c'entra niente all'interno di una metropolitana vuoto. Questa non ce l'ho messa, questa nemmeno, questa ce l'ho messa, ci ho fatto, questa è un vagone, una metropolitana, non c'entra niente, però l'ho utilizzato, questa non ce l'ho messa, questa ce l'ho messa, anche questa è... Ho preso tanto, ho fatto una ricerca su Google con le metropolitane, sicché ho preso un po' quello che mi veniva. Perché la cosa bella è proprio anche questa, a volte per creare delle cose interessanti, cioè se io voglio fare, che ne so, dei disegni sui muri della mia città, non banali, anziché andare a prendere foto di palazzi, mi vado a prendere delle foto di cose che non c'entrano assolutamente niente, magari ho più chance di venire a un lavoro originale. Metropolitana, eccetera, questo ci ho fatto il cielo, questo non l'ho preso, questo forse l'ho preso, non mi ricordo. Vi faccio vedere. Allora, quindi io ho cominciato a prendere queste foto e metterle in sovrapposizione ai miei palazzi. Quell'immagine che vi ho fatto vedere prima era questa qui. Ora ci avevo applicato anche un filtro, un po' ancellata e ovviamente tutta modificata. In cosa consiste la modifica? Ovviamente ho aggiustato la prospettiva e vi faccio vedere poi com'è. Poi l'ho anche cancellata dove non mi serviva, poi avevo applicato qualche filtro, ma non è fondamentale. E poi, cosa importantissima, l'ho sovrapposta al mio disegno. E per sovrapporre al mio disegno e renderla, diciamo, semi-trasparente, ho sia diminuito l'opacità. Ho diminuito l'opacità e ho impostato un, ho detto a livello di fondersi con i livelli che mi stanno sotto in maniera diversa dal normale, cioè la situazione normale è che un livello che mi sta sopra mi copre ciò che sta sotto, però ho tutte queste altre opzioni che in qualche modo mi fondono ciò che sta sopra con quello che sta sotto. Un altro sistema, un altro metodo di fusione sovrapponi.
queste erano le luci proprio della metropolitana, proprio della galleria. E poi mi sembra ho messo qualcos'altro anche, poca roba, sui palazzi dietro. Ecco sì, avevo messo un altro pezzo di una metropolitana sul palazzo dietro, che a fatica si vede. Quindi la totalità di tutte queste foto sovrapposte, poi ve lo faccio vedere prima, dopo vi faccio vedere come si fanno a trasformare, la totalità di tutte queste foto sovrapposte mi crea una trama all'interno del mio disegno. Allora, poi a questo punto ho cominciato a pensare al colore. Quello di lavorare prima in bianco e nero e poi applicare il colore è un sistema molto utilizzato, perché se io lavoro in bianco e nero mi rendo meglio conto di dove devo piazzare la luce. Dipende anche un po' dall'esperienza di uno, perché se uno è parecchio bravo magari lo capisce a prescindere anche con i colori, riesce a rendere la luce. Se uno ha un pochino meno di mestierezza con l'illuminazione, magari se va direttamente al colore si rende meno conto di dove deve piazzare le luci, di quali colori rendono più lo scuro e quali colori rendono il chiaro. Quindi la cosa bella del computer è che io posso andare a applicare il colore in un secondo momento. Quindi io ho lavorato in bianco e nero e poi comincio ad andare a mettere il colore. Allora, io mi sono fatta una paletta di colori, me la sono fatta con un sito web, ora non vi sto a fare la teoria del colore che si apre veramente un capitolo grandissimo, però una regola, diciamo, che si può utilizzare per andare a mettere il colore è utilizzare dei colori complementari per staccarmi maggiormente, per rendermi maggiormente la lontananza. Ora, questa paletta di colori, questa tavolozza di colori me la sono fatta con un sito web che appunto mi dà, se io gli metto un colore il sito web mi fa vedere tutte le possibilità, tutti i colori complementari eccetera. Io mi sono fatta questa palette e ho deciso di utilizzare questi toni caldi sul marroncino un po' per tutto il lavoro, e poi ho deciso di mettere le parti più in ombra in questo violetto. Quindi mi sono andata a prendere il colore da questa palette. Allora, ho cominciato a mettere un colore per lo sfondo. Come faccio a mettere il colore? La stessa cosa di prima, di quando mettevo le foto. Cioè, mi riempio un livello con una secchiello colore, mi ci metto dentro tutto il colore e poi posso sia giocare con l'opacità del livello, quindi andare a diminuire l'opacità del livello, e poi metterlo anche su un metodo di infusione differente. Come vi ho detto prima, anziché mettere il livello sul normale, cioè uno strato che mi copre tutto quello che c'ho sotto, mi vado a scegliere un altro sistema per far fondere il mio livello con ciò che c'ho sotto. Qui avevo utilizzato il sistema colore che mi mette la tinta in maniera piatta su ciò che trova a quel livello sotto. Quindi l'ho messo sullo sfondo, ho messo il violetto sulle parti in ombra. Ora non si vede molto, però le parti in ombra sono sicuramente ciò che c'è in primissimo piano e sicuramente i lati, i secondi lati dei palazzi che mi rimangono in ombra perché la luce sta sul lato principale, quindi quelli che rimangono in ombra li ho messi anche questi violetti. Anche questo sempre diminuito l'opacità e sul colore. Poi, la foto del tramonto. A volte, invece di utilizzare ad esempio il secchiello per colorare, è una buona regola andarsi a prendere, non so, dei cieli o comunque delle foto. Perché nelle foto il colore non sarà mai piatto, ma sarà un po' particolare, con delle sfumature particolari che mi rendono... Ora, capisco che dal proiettore non ci vedete niente, però mi rendono comunque delle tonalità particolari che io a mano non saprei riprodurre. Poi, sempre con il colore, ho messo delle sfumature per scurirmi il primo piano. Ora
funziona così, però mi creano una sorta di cornice e quindi mi accendono questa fuga verso la luce. Poi su vicino ho messo un ulteriore colore caldo per andare a uniformare un pochino tutta la tonalità del lavoro e poi diciamo che il mio principale l'avevo messo. E poi sono andata a fare una serie di piccoli ritocchi e migliorie per andarmi a definire meglio, a dettagliare meglio il mio disegno. Quindi, allora, ho messo alcune nuvole nello sfondo. Le nuvole le ho fatte con un pennello nuvola. Siccome se no c'avevo un cielo completamente piatto, mi sono andata a mettere qualche nuvoletto, ma proprio un paio di pennellate per creare un po' di movimento sullo sfondo. Poi mi sono andata a mettere delle linee nere, anche queste un po' casuali, per delimitarmi meglio i palazzi, se no si andavano a confondere un po'. Stessa cosa con le linee nere, l'ho fatto anche con delle linee in prospettiva che mi dessero meglio, che seguivano sempre la prospettiva, che mi delimitassero meglio i palazzi. Quindi ho accennato delle linee per decidere meglio le forme dei miei palazzi. E poi la parte fondamentale è mettere gli ultimi riflessi, gli ultimi tocchi di luce. Allora, sicuramente un riflesso, ora vado con la pausa e vi faccio vedere anche come si fanno le sfumature. Ho messo un riflesso della strada perché volevo accentuare molto il discorso e poi quando ci metto l'occhino volevo far vedere bene l'occhino a contrasto con la luce stagliata sulla strada. Quindi ho messo un colpo di luce sulla strada. Poi, non so se lo vedete perché il proiettore brucia molto, con il bianco, vedete quello che avevo fatto prima con le linee nere, sono andata in un certo senso a farlo anche con il bianco. Con il bianco ho delineato di lato dei palazzi, ho fatto anche delle sfumature sui palazzi stessi, vedete mi dà un senso di lucentezza sul palazzo. In ogni caso anche i palazzi che mi stanno in primo piano un po' di luce devono prenderla. Quindi ho campionato, sono andata a prendermi un colore dallo sfondo e l'ho messo con una sfumatura anche agli angoli dei miei palazzi in primo piano, quindi dove diciamo ipoteticamente i miei palazzi avrebbero preso luce. Oh, quindi a questo punto il mio lavoro è impostato. Se ci fate caso, la differenza lo fanno proprio queste luci. Cioè, se in questo lavoro non avessi avuto lo sfondo così luminescente e questi riflessi di luce, sarebbe stato veramente bruttissimo, cioè dei cubi sì, messi in prospettiva, però perfettamente inutili. Ultima cosa è l'elemento che ho messo in silhouette. Questo mino l'ho preso da una foto in realtà. L'ho preso da questa foto, no, non ce l'ho più una foto, mi sa di no. Vabbè, era da una foto che non ci avevo messo, era giusta. È un mino, era un quadro e portava il cane. Cioè, è talmente stupido che l'avrei potuto benissimo disegnare io, però vi volevo far vedere che comunque posso anche andare a prendere delle figure dalle foto. Io le estrapolo dalla mia foto, ho preso questo mino, l'ho fatto in tinta vita e me lo sono portata sull'altro lavoro. E messo l'omino scuro a contrasto con la luce, mi diventa il mio soggetto principale del mio lavoro. Come vi dicevo prima, l'ho piazzato esattamente a un terzo, sia verticalmente che orizzontalmente. Mi sta
del mio lavoro, in modo da, come composizione, da diventarmi il punto principale del mio disegno. E poi ci ho messo dietro l'ombra. L'ombra, anche questa, deve essere prospettica. Se l'ombra mi segue, in questo caso sicuramente perché c'è l'omino, la luce lo prende da davanti, l'omino mi sta sulla strada e quindi anche l'ombra, come tutte le altre linee, mi deve andare a seguire la prospettiva. E quindi questo omino, la sua ombra, proprio davanti alla luce, mi diventa apparentissimo. Ultimissima cosa che ho fatto è andare a girare il mio lavoro a seconda del mio riquadro, cioè io ho proprio preso tutto quello che c'avevo qua sotto, l'ho ruotato e ritagliato a seconda di questo riquadro e il risultato è quello che vi ho fatto vedere prima. Ok, dunque io direi che di fare la pausa, mancano 3 minuti, ma tanto per te. Dopo si continuano a vedere un po' di strumenti. Vediamo più da vicino alcuni strumenti, insomma continuo un po' sia sul disegno e sul quadro di poco. Beh, dunque, prima che avevo fatto vedere il paesaggio urbano, dove ho usato anche delle fotografie in maniera molto blanda, ora molto velocemente vi faccio vedere che ovviamente il computer si può usare anche per fare dei disegni più organici, quindi ad esempio personaggi, ritratti, eccetera. Ora questo è, diciamo, più che un ritratto direi uno schizzo, perché è fatto veramente molto velocemente. Per fare una cosa del genere, come dicevo prima a lei, una ventina di minuti si può fare, ovviamente bisogna conoscere l'anatomia e tutto quanto, però insomma si può fare. E la cosa principale sicuramente è utilizzare i terreni, come vi ho fatto vedere prima, con tutte le varie impostazioni del caso, con la tavoletta grafica eccetera, e niente, poi non si fa altro che andare a disegnare, a mettere le masse. Stessa cosa la faccio, questo è un metodo molto simile alla pittura. Poi io mi vado a mettere la mia base, mi sono fatta in maniera molto abbozzata e lineamento di un volto, diciamo, di profilo. Quindi prima mi metto una stesura di colore, scusate, tinta di grigio, quindi nessun colore, ma mi metto una stesura di grigio mediano, cioè non troppo scuro, non troppo chiaro. Ora ci sono varie procedure di lavoro, volendo, nel senso che uno, non so se qualcuno di voi utilizza acquarelli o acrilici per dipingere, qualcuno dice di sì. Ogni metodo che serve per dipingere ha le sue regole, nel senso che l'acquarello, ad esempio, gli acquarelli sono dei colori non coprenti, sono degli strati di colore trasparenti, quindi se io vado a colorare, a fare un ritratto, ad esempio, con degli acquarelli, io sicuramente devo stare attenta a mettere, cioè lavoro dal chiaro verso l'oscuro. Io prima mi faccio il mio lavoro molto chiaro e poi comincio ad andare a scurire le ombre, proprio perché l'acquarello, i colori, diciamo, le tinte più scure d'acquarello mi coprono più facilmente quelle più chiare. Se io vado a lavorare con l'olio o con l'acrilico, il discorso si ribalta, sono i colori coprenti, quindi io posso andare a lavorare tutto scuro e poi andare a cominciare a scolpire le mie forme andando a mettere colori chiari. Nel computer si fa come ci pare, perché come vi ho fatto vedere prima si lavora su più livelli, quindi io posso indifferentemente andare a mettere prima colori scuri e poi chiari, oppure prima chiari e poi scuri, insomma.
posso andare in maniera molto intuitiva a scolpire le masse, proprio come se fossi uno scultore. Ovviamente scolpire le masse significa arrivare a scolpire con le ombre o con le luci. E io in genere lavoro prima a bozzo con le masse e poi man mano a livello superiore le vado sempre più a definire. Ad esempio qui avevo abbozzato bene o male dove volevo che ci fossero le mie ombre e le mie luci, cioè volevo che fosse più in ombra la parte, il lato, diciamo, sinistro, mentre invece il lato destro questa cosa vestita dalla luce di qua. E poi appunto sì, più lavoro lì, ecco, vado a mettere gli elementi principali che mi fanno capire dove stanno gli occhi, dove sta il naso, eccetera. Se io vado a ingrandire, cioè quello che voi vedete come occhio in realtà sono pochissimi segni, ma proprio pochi, se lo vedete, cioè fatto veramente con pochissimi segni questo occhio, però quando lo vado a vedere nel suo totale capisco che è un occhio. Addirittura questo occhio di qua, l'occhio sinistro è veramente 4 pennellate, sicché è fatto in maniera molto veloce. Certo. Ma quando disegni gli occhi o in particolare, su che grandezza lavori? Cioè, ingrandisci l'immagine diciamo. Sì, diciamo un pochino, ecco, diciamo mi avvicino così. Sì. Beh, certo. No, no, certo, se io vado a lavorare su un dettaglio ci sono due tasti che sono il più e il meno. Con il meno mi allontano, con il più mi avvicino, e quindi se, ovviamente se devo fare un occhio piccolino mi avvicino di più. Se devo fare, ne so, il viso in generale, sto più lontana. Insomma, dipende un po' da quello che devo fare, certo. Oh, gli occhi. Poi le sopracciglia. Anche le sopracciglia le ho fatte con un pennello particolare, mi facevo un tratto particolare, però anche queste sono 3 tratti. Cioè, questa è una cosa utilizzata molto nel... non solo nel digitale, anche nel tradizionale, cioè utilizzare dei pennelli particolari per fare tutto ciò che è pelo. Pelo, capelli, sopracciglia, perché invece di andarmi a disegnare ogni singolo peletto, io posso semplicemente utilizzare un pennello che già mi fa il tratto, diciamo, a strisce. Ma questo si fa anche nel tradizionale, per fare l'erba, per fare i capelli, ci sono dei pennelli particolari che sono tutti frastagliati e mi fanno appunto questo effetto di fili, tra virgolette. Oh, la bocca stessa cosa degli occhi, in realtà è fatta da pochissimi tratti. La cosa in generale è trovata la bocca, qualsiasi ritratto dallo scuro che si crea, dall'ombra che si crea tra le labbra e sotto il mento, e poi dai riflessi invece che si creano sulla parte bombata del labbro. Quindi sebbene sono 5 pennellate, però da lontano rende l'idea di una bocca. Quindi poi ho continuato a scolpire, quindi il naso è lo stesso, c'è la narice, c'è la linea che delimita bene la curva del naso. I capelli sono molto abbozzati, proprio, mi dicevo, qualche pennellata l'ho fatta appunto con il pennello striato. Poi l'orecchio lo faccio sempre per ultimo, perché non so perché. Faccio sempre i tratti, poi l'ultimo mi scordo dell'orecchio e poi mi ricordo di fare l'orecchio. Anche l'orecchio è un po' un gioco di ombre e luci, tra ciò che diciamo, c'è un sacco di dentro, non è facile fare l'orecchio, io a memoria in genere preferisco sempre guardare l'orecchio come è fatto, non so, mi rimane un po' ossico, me ne dimentico, mi rimane ossico. Quindi in realtà sono pochissime pennellate, però l'insieme di queste pennellate, sebbene veloci, mi danno l'idea del ritratto. Quello che vi volevo far vedere è, ora senza tavoletta magari lo faccio, si capisce un po' male, però è il discorso di come faccio a mischiare il colore quando dipingo. Perché, cioè, io in realtà
condizioni normali, rosa. Ora ce la faccio, no? Salvare. Trovavo file, così. Salvare. Oddio. Mi sono persa. Oggi li dico con Gimp, li dico con tutto. Andata a finire la finestra, ecco. Allora, file nuovo. Facciamoci i metri. Ok. Ok. Troppo grande, ok, c'è una risoluzione lì, ma è troppo grande. Ok, allora. Come faccio a mischiare il colore? In condizioni normali, se io prendo il mio pennello, fare la mia sfumatura, perché in realtà
Il problema è che questo tipo di sfumatura qui, quando ci vado a fare un disegno, quando la vado a utilizzare un disegno, diventa un pochino bruttina. Cioè, se io utilizzo questo stesso tipo di sfumatura per tutto quanto il disegno, si vede un po' brutto. Cioè, personalmente non è molto, non è un bel segno, non è molto nemmeno vista bene, diciamo, dagli editori, eccetera. Quindi sicuramente il sistema di abbassare l'opacità è molto più carino da vedersi per creare sfumature. Poi altri metodi. Dunque, ora magari ve ne parlo un pochino anche meglio, però uno strumento fondamentale di tutti i programmi di grafica sono le selezioni. Le selezioni è uno strumento che mi permette di andare a dire al programma in quale porzione dell'immagine voglio andare a operare. Cioè, io ho questo mio foglio vuoto, mi prendo lo strumento per la selezione, ho fatto una selezione, prendo il mio pennello, guardate, spennello a caso sul foglio, come vedete mi va a riempire di colore solamente laddove ho selezionato. Quindi le selezioni servono a circoscrivermi una porzione di disegno che, su cui voglio andare ad operare, e mi lascia intatto tutto il resto che sta al di fuori della selezione. Le selezioni sono contrassegnate da un bordo in tratteggiato movimento. Allora io questa cosa la posso sfruttare in questa maniera qui. Allora, torno indietro, vedo la storia. Ok, dunque, queste selezioni, ora io vi avevo fatto vedere una selezione a un poligono. In realtà io questo poligono, questa selezione, posso andarvela a sfumare. C'è un menu apposta per le selezioni dove posso dare una sfumatura alla mia selezione, quindi selezione sfumata, la sfumo di un tot, quindi se sfumiamo la di, vediamo, 50 pixel. Facciamo 200 pixel.
pencil. Ok. Ora con il pennello duro che avevo prima. Guardate che effetto che mi viene. In pratica una transizione sfumata tra la macchia blu e la macchia. E l'unione molto spesso, questo metodo mi permette in maniera molto semplice di fare appunto magari delle aree più dense e delle aree più sfumate. Perché poi in effetti quando vado a disegnare non è che deve essere tutto sfumato, ma essere tutto netto, cioè deve essere un giusto compromesso tra delle superfici che magari sono più sfondate, quindi sono più sfumate, e delle superfici invece che sono più nette. Se io vado ad aprire uno dei lavori che vi facevo vedere prima, ad esempio su questo, se mi riesce a ingrandirlo, se guardo il volto di questo mio, di una storia, questo era tipo un omino mezzo demoniaco, per quello c'è qualche rosso. Però ci sono delle sfumature più sfumate e delle sfumature dei tagli che invece sono più netti, e quindi io devo sapere gestire queste due situazioni. Ultima cosa che vi faccio vedere su come sfumare il colore è questa cosa qui, sempre la stessa situazione, mi vado a fare la mia solita macchia blu con la mia solita macchia viola. Ok, queste due macchie sono una sovrapposta all'altra. Come faccio a sfumarle? Posso andare ad utilizzare, mi prendo sempre uno strumento di selezione. Mi vado a circoscrivere l'area che voglio sfumare, gli do sempre una sfumatura, diamo il meno, eccoci qua. Per sfumare vado ad utilizzare filtro. I filtri sono degli strumenti che mi vanno ad applicare un qualche effetto particolare alla mia immagine. Dunque, ci sono i filtri di sfumatura che appunto mi fanno delle sfumature. Ora qui all'anteprima non riesco a beccarlo. Eccoci. L'anteprima. Più aumento la sfumatura, ok. Guardate, ora non ho imbiffato bene la sfumatura della selezione, forse dovrebbe essere un pochino meno sfumata, però con un filtro sono riuscita a fare a sfumare i miei due colori. Quindi li vado a sfumare in un secondo momento. In realtà, quindi vi ho fatto vedere tre metodi: giocare sull'opacità del pennello, utilizzare le selezioni sfumate, utilizzare il filtro. In realtà io utilizzo un po' tutti e tre. A seconda, diciamo, di quello che devo fare, utilizzo uno piuttosto che l'altro. Oh, allora, chiudiamo questa parentesi, che diciamo che siccome hanno detto che la professoressa che ci sono parecchi ragazzi di prima, vi faccio vedere un po' di cose di fotoritocco semplice, perché magari il programma di assistenza a volte, il programma di immaginazione è un po' di meno difficile, magari preferite vedere un po' di fotoritocco semplice. Allora, dunque, chiudiamo un attimo la parentesi pittura.
appunto, perché qua in realtà che io sia che vada a ritoccare una cosa, che vada a dipingere, eccetera, gli strumenti che vado a utilizzare sono qua gli stessi, quindi una cosa vale un po' l'altra. Vediamo un po' se c'è una cosa che vale la pena ritoccare, ad esempio questa. Un determinato valore nel grafico, cioè vedo che dove si
orecchiato. Infatti, se io guardo la mia foto, c'è decisamente la parte del cielo e del mare che è molto chiara. Quindi sicuramente questo grafico, questa parte qua, questa parte di valori qua, rappresenta il cielo e il mare. Poi vedo che c'è un altro picco di valori in corrispondenza dei grigi in mezzo, cioè qui nel mezzo i grigi non sono né troppo scuri né troppo chiari, vedo che ce ne sono abbastanza. Se guardo la mia foto, infatti, c'è tutta questa zona della spiaggia che non è né chiara né scura, quindi sicuramente quei grigi di mezzo sono questa porzione qui dell'immagine. E poi vedo che ci sono cuori scuri che sicuramente saranno nei alberi. Ok, quindi che cosa posso fare con questo istogramma? Dunque, vedo che in corrispondenza del nero pieno non c'è nessun valore. Questo significa che nella mia immagine non ci sarà mai un pixel che è perfettamente nero. Però, diciamo, in una foto ideale un po' di nero ci deve essere, se no poi la totalità della foto diventa troppo chiara. Quindi posso andare a mettere un po' di nero avvicinando il triangolino del nero, cioè io in questo istogramma vado a prendere il triangolino del nero e lo avvicino a dove vedo che mi partono i valori. Così facendo vado leggermente, diciamo, a rilanciare la mia immagine. La cosa importantissima è che non vada dentro i miei valori del cristogramma il triangolino, perché se vado dentro l'immagine mi viene bruciata, cioè sugli scuri mi verranno delle chiazze nere senza dettaglio, cioè mi soffermo nella foto e ovviamente questo è sbagliato, perché io devo sempre avere dettagli nelle mie foto, sia nelle parti chiare che nelle parti scure. Quindi vado a avvicinare il triangolino nero senza però andare a bruciare l'immagine. Ragazzi, per favore, la lezione è molto interessante, però c'è già molta confusione anche esterna. Se non facciamo un po' di silenzio diventa un caos e anche la relatrice poi non è in grado di andare avanti. Per cui, per favore, manteniamo un po' il silenzio. Grazie. Allora, poi c'è anche un altro punzone, quindi quello dei bianchi non lo vado a toccare, perché se andassi a toccare il punzone dei bianchi mi va a bruciare mi va a bruciare l'immagine sui bianchi, nel senso che mi mette una piazza bianca senza dettaglio. Quindi non posso toccare il punzone dei bianchi perché già siamo al limite. Quello che posso fare volendo è andare a toccare invece il punzone dei grigi. Il punzone dei grigi è il triangolino che sta in mezzo e lo posso andare a spostare come mi pare senza andare a perdere il dettaglio, perché semplicemente mi scolisce o mi schiarisce l'immagine così come mi sembra più giusto. Quindi me lo metto dove mi pare, dove mi sembra più giusto e dico ok. Quindi questo dell'istogramma è sicuramente il primo passo da fare, perché mi ribilancia in maniera molto basilare tutta l'illuminazione della foto. Poi altra cosa da fare: molto spesso nelle foto ci sono le dominanti di colore. Per dominanti di colore si intende dei colori che prevalgono molto sugli altri nella foto, quindi la foto poi mi viene un po' troppo gialla, un po' troppo rossa, un po' troppo ciano, un colore arancione, un colore simile al celeste. Questa foto, ecco, in condizioni di tempo in questa maniera è molto probabile che l'immagine venga un po' schiarita e un po' sul celeste. Quindi posso andare a utilizzare uno strumento che mi permette appunto di magari, ecco, io andrei a virare un pochino più sul giallo per dare un po' più di luce calda. Ci sono più strumenti che possono essere utilizzati per fare questo. Vi faccio vedere il bilanciamento colore. Il
lancerò il favore. È uno strumento che mi dà tre cursori. Un cursore che mi basta da ciano a rosso, un ciano che è un celestino, un cursore che mi basta dal magenta al verde, il magenta è un viola rosso, e un cursore che mi basta dal giallo al blu. Allora, questi colori sono tutti opposti, cioè sulla nota dei colori il giallo è opposto al rosso, il magenta al verde, eccetera eccetera. Io non faccio altro che andare a spostare il cursore verso dove mi sembra più giusto, nel senso che se io vedo che nella mia immagine manca un po' di colori gialli, io andrò a portare i cursori un po' verso il giallo e verso il rosso. Se io vado a portare il mio cursore, ad esempio, non so se vedete, ma ok, mi sono andata a scaldare un pochino la foto. Allora, sono andata a togliere un po' di celeste dalla foto. Se vado a prendere la storia, già vediamo che dall'immagine base abbiamo fatto pochissimo, però l'immagine già un pochino è stata migliorata. Poi ho bilanciato il colore. Altra cosa che posso andare a fare è lo strumento luminosità e contrasto. Lo strumento luminosità e contrasto, che si trova sempre da più colori, è uno strumento che ha due barre, due cursori. Una barra della luminosità e una barra del contrasto. La luminosità mi schiarisce, come dice la parola, mi aumenta, diciamo, la percezione di colore, scusate, la percezione di luce all'interno della mia immagine. Sì, un momento. Ma smettila. Ragazzi, per favore. Sì, un momento. Mi fa percepire la foto che fa più luce. Il contrasto invece mi aumenta, diciamo, la differenza che percepisco tra i pixel scuri e i pixel chiari. Quindi, io mi
funzione del mind, nel senso che il programma mi tocca, mi tocca tutto ciò che c'è fuori dalla selezione. Allora, questa cosa la posso utilizzare sicuramente nel foto di gruppo. Cioè, io qui vedo che c'è questa zona degli alberi che è molto scura. Quindi magari posso andare, cioè se io vado a applicare, ad esempio, che ne so, lo strumento di livelli, vado a schiarire tutta l'immagine. Sì, è vero che mi schiarisce l'alberi, però mi schiarisce anche tutto il resto dell'immagine, quindi non posso farlo così, perché io voglio schiarire solo gli alberi, il resto dell'immagine mi va bene. A parte che il proiettore la scurisce molto, però per quello che vedo io la schiarirò così. Allora, posso andare a utilizzare la selezione per andare a, in maniera selettiva, a schiarire solamente gli alberi. Mi prendo la selezione, mi vado a circoscrivere la parte degli alberi in maniera grossolana, tanto poi la sfumo non importa che sia precisa, appunto la sfumo, perché se io lasciassi così com'è e andassi a schiarire, viene questo, e tolgo la selezione. Vedete, mi ha fatto proprio sì, mi ha schiarito, però mi ha schiarito di taglio netto, quindi in una foto non posso sicuramente fare questo. Quindi la selezione non voglio che ci sia un taglio netto, ma come vi facevo vedere prima, voglio che ci sia una sfumatura di transizione, diciamo, fra ciò che vado a fare all'interno della selezione e ciò che c'è fuori. Quindi vado a prendere il menu seleziona, mi vado a prendere la sfumatura. La foto mi sa che è abbastanza piccola, ma nemmeno, mettiamo una sfumatura di 100, no. Sì. Allora, ora vado a fare, riprendo lo strumento livelli. Vado a come prima, ma non da solo di questa zona qui. Allora vado a schiarire leggermente con i livelli, che forse vedete poco niente purtroppo. Poi gli ridò quello di prima, che era la luminosità e il contrasto. Schiarire da qui. Il proiettore si vede tutto scuro adesso, non ce n'è. Allora, togliere la selezione. Ho schiarito gli alberi. Vediamo da dove siamo partiti con la storia. Allora, sono arrivata qui. L'immagine base era qui, la fatica, e sono andata a sistemare l'illuminazione dell'immagine. Ora, un passo sicuramente fondamentale per questo tipo di foto, perché questo tipo di foto fatto con il cielo così piatto manca un po' di brillantezza ai colori. La brillantezza ai colori si mette con uno strumento che è lo strumento tonalità e saturazione, che è una finestra che ha tre cursori, un cursore della tonalità, uno della luminosità e uno della saturazione. Allora, lo strumento della tonalità non ci serve, non lo usiamo, perché mi va proprio, questa è una cosa rapida, diciamo, perché proprio cambia, mi fa virare la foto a seconda dei colori che ci sono di partenza, mi fa virare la foto verso altre tonalità, quindi improbabili, la sabbia viola, eccetera, eccetera, mi scorre lungo la palla di tutte le tonalità e mi fa cambiare i colori della foto.
a meno che non voglia fare qualcosa di particolarmente grafico, io per fare il foto di tuo ovviamente non la vado a toccare per niente. No, sto nemmeno ascoltando. Oh, la barra della luminosità, la luminosità in genere la metto con altri strumenti, quindi non mi interessa. Sicuramente mi interessa la barra della saturazione, perché la saturazione è la percezione di brillantezza che io ho nei colori dell'immagine. Anche qui non so se lo vedete, ma senza è abbastanza grigio. La metto, mi vengono i colori molto più brillanti. Mi dispiace di tanto vettore, non riuscite a vedere quello che ho detto io, però vediamo cosa si vede. Io ero partita da qui, una foto molto piazza e molto grigia, e sono arrivata di qua. Diciamo gli strumenti che servono per sistemare i colori, per sistemare l'illuminazione sono un po' questi. Poi ci sono c'è uno strumento che è molto che può creare, insomma, che può essere buono per dare definizione all'immagine, che è un filtro. Il filtro si chiama maschera di contrasto. La maschera di contrasto si trova sotto i filtri miglioramento. La maschera di contrasto è un filtro che ti permette di dare definizione all'immagine. Allora, si vede solo qui dall'anteprima, però ecco, lo vedete qua dall'anteprima. Ora, questo qui ovviamente è un po' esagerata, però mi va a dare dettaglio sui bordi. Cioè, questa cosa è buona da fare quando vi vengono le foto un po' sfocate. Se vi vengono le foto un po' sfocate, potete usare questo sistema della maschera di contrasto per dargli un po' di taglio. E dove c'è la sfumatura ve la rende un pochino più incisa. Allora, la maschera di contrasto ha tre cursori. Un cursore del raggio, un cursore dell'ammontare, cioè quanto forte deve fare il soffetto, e un cursore della soglia. La soglia si lascia sempre a zero perché così facendo riprende tutta la totalità di tutte le sfumature della foto. Il raggio e l'ammontare si possono usare in due maniere differenti. Il raggio in pratica mi dice su quanta porzione di foto mi deve lavorare. Più è piccolo il raggio, più mi va a prendere i dettagli piccoli delle foto. Più è grande il raggio, più mi va a prendere la totalità della foto. Allora, ci sono due modi per utilizzare la maschera di contrasto. Uno è quello che vi ho fatto vedere, un raggio molto basso, e poi vado ad aumentare e ammontare, e questo mi rende più incisi i bordi, ideale per quando c'è la foto sfocata. L'altro modo per utilizzare la maschera di contrasto è all'incontrario, ed è un modo per dare contrasto generale alla foto. E uso un ammontare molto basso e un raggio molto alto. Il raggio lo posso anche tenere al massimo, certo? E poi mi vado a diminuire. Ok, guardate l'effetto sulla foto, non so se lo vedete. Questo è il primo e questo è il dopo. Mi ha aumentato, diciamo, un po' la profondità, mi ha dato contrasto, la profondità. Quindi come metodo, questo è la maschera di contrasto, ci si possono fare in mezze cose. Allora, in silenzio per piacere, ti faccio vedere una cosa che vi potrebbe risultare.
Devo fare il piccolino, eccoci qua.
dico dove deve andare, diciamo, a campionare il colore o l'illuminazione da mettere qui sopra. Campiono, clicco sul neo e il neo mi sparisce. Lo posso fare con il salto. Mi vado a cercare vari oggetti che c'ha questa signora e ci clicco sopra. Ora qui. Oddio, Mino ci sta avanti bene, insomma, vabbè. Oh, e questo è il cerotto. Se avessi avuto il libro, ecco, un'altra cosa che mi sono sbagliata, perché ci avevo impostato il pennello a massima durezza. In realtà per fare queste cose bisogna prendere il pennello morbido, perché comunque passiamo nel quadrituro, deve essere sempre dolce il passaggio fra il qualsiasi trucco che faccio e il resto della foto, quindi stavo sbagliando, non devo utilizzare il pennello duro ma devo utilizzare il pennello morbido, quindi mi prendo il pennello morbido, mi prendo il libro, c'è una specie di termopolino, provo a coprirlo con il timbro, quindi mi vado a campionare. Scusate la brevissima interruzione, cerchiamo prima che finisca l'Instead di girare tutte le aule, prima di tutto può fare saluti. Io sono presidente dell'associazione Azure Core, che è quella che realizza tutti gli Instead, e in primo luogo vi volevo ringraziare per essere venuti e per aver partecipato, ringrazio tutti gli studenti, le scuole e tutti i professionisti che hanno partecipato. Ringrazio Federica, che lei è modesta ma è un'esperta della grafica digitale, soprattutto sul software libero, che la invidiano da tutte le parti d'Italia. Noi siamo contentissimi di avere una delle maggiori professioniste d'Italia su questo settore e aver fatto ricevuta questi corsi gratuiti. Per noi è veramente un grandissimo onore e una fortuna per tutti quelli che possono partecipare a questo evento. La nostra associazione si chiama Cure Core. Potete trovare sul sito internet curecore.com, dove segnaliamo tutti gli eventi che organizziamo, i corsi, seminari che vanno dalla grafica, all'uso del computer, ai social network. Per esempio, di voi quanti è che usano Facebook? Ok, allora Facebook lo usate? Allora, prima andate a casa, la prima cosa che dovete fare è andare sulla pagina Facebook della nostra associazione, che è facebook.com/curecore, e darci mi piace. Se ci date mi piace, ci fate un piacere e poi rimanete a contatto con tutti gli aggiornamenti su tutti gli eventi che organizziamo. Quindi vi piace, mi raccomando, appena arrivate a casa. Vi ringrazio per essere venuti, lascio il problema sul punto, lascio la parola a Luigi Carelli, che è l'assessore all'innovazione del Comune di Grosseto, che ci aiuta a organizzare questo evento. Voi conoscevano Linux prima di venire qui? Quanti di voi usano Linux a scuola? Era la risposta che si è fatta. Allora, considerate che, e questo forse già lo sapete, quanti sanno che Windows è a pagamento? Quanti sanno che i programmi tipo Word, questa cosa, sono a pagamento? Che succede, ragazzi, se non si paga il software? Se non si paga il software, si fa un reato. È un reato penale, così si paga. E è molto importante pagare. Perché se io uso un software che è pagamento, Linux, l'avete sentito, è gratuito. Quanti sanno che Linux è gratuito? Perfetto. Quindi lo posso usare senza pagare, e senza soprattutto sì, legale, io posso tranquillamente usarlo, copiarlo senza pagare. Allora, io ogni volta che uso un computer con Linux, invece che un Office, se specialmente ho Office e cose del genere, mi circa 1000 euro di licenza, più o meno.
quindi un computer liberato 1000 euro risparmiati. Considerate che l'ha fatto anche il comune di Rosseto, che ha liberato i programmi che vengono usati in ufficio e ci ha messo per esempio per ora. Considerate che questo ha fatto risparmiare il comune di Rosseto 800.000 euro nel corso del tempo. Per darvi un'idea di quanti sono 800.000 euro, considerate che ci sono tante famiglie che magari hanno anche dei bambini e non riescono a pagare la cura. Vengono da noi, ci fanno per esempio la difficoltà e noi normalmente le aiutiamo, diamo 500, 1000 euro, vogliamo che diamo tutti 1000 euro. E quello che abbiamo risparmiato in software può aiutare 300 famiglie a non essere sfrattate da casa. Quindi, solo cambiando il software. Allora, se voi per esempio a scuola avete un laboratorio con 10 e riuscite a far passare la vostra scuola, avete risparmiato 10.000 euro. Ora sapete che la scuola insomma mancano 7. Quante cose si possono fare a scuola con 10.000 euro? Tanto. Allora, il messaggio è che se vi è piaciuto quello che state vedendo, dobbiamo portarci fuori da questa stanza qua. Mettiamolo tutto. Mettiamolo tutti a casa, mettiamolo tutti a scuola, mettiamolo tutti in comune, mettiamolo da tutte le parti. Sicuramente facciamo una cosa che condividiamo tutti insieme, perché si possono fare tante cose belle, e facciamo anche risparmiare tanti soldi che fanno comodo spesi in qualsiasi da altre parti. Io penso che se riusciamo a uscire da questo messaggio abbiamo fatto sicuramente una cosa completa e la giornata l'abbiamo presa. Grazie ragazzi, buona giornata. Ora, senza esagerare, ti ho scritto i denti.
prima cosa importante, mi vado a duplicare il livello, quindi tasto destro sul livello duplica, mi creo lo stesso livello, ce l'ho doppio. L'immagine di base è un livello che mi sta sopra. Il livello che mi sta sopra ci vado ad applicare un filtro sfocatura. L'abbiamo visto anche prima, la sfocatura gaussiana. Che mi va a... Allora, perfetto, così ovviamente è troppo forte, vado un pochino a diminuirla. Allora, così decisamente mi hanno indicato la pelle, però c'è un problema, che così la mia immagine è sfocata ovunque. Ci sono dei posti come ad esempio la bocca, gli occhi, i capelli che non devono essere sfocati perché hanno dei dettagli. Quindi io questa immagine la devo andare a bucare, cioè devo farla riaffiorare l'immagine sotto, l'immagine originale che sta sotto, in questi posti come gli occhi, il naso, i denti, eccetera. Per fare questo devo andare a bucare l'immagine sopra con la sfocatura. Ci sono più modi per bucarli, alcuni più professionali, alcuni più semplici, ora vi faccio vedere più semplice è con la gomma. Quindi vado a prendere la gomma con un pennello morbido, quindi non più grande, troppo grande, e mi vado sul livello sopra a cancellare. Scusate, c'è un settaggio della gomma. Sembravate un po' troppo vicine, una cosa qui più particolare.